Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua, io e Simba, perché stiamo aspettando mia mamma che ci venga a prendere perché finalmente andiamo a fare l'albero del Natale e decoriamo la casa con tutte le lucine, quindi ho deciso di vloggare. Però prima di iniziare a fare questo video, un po' con me in questa vita, ehi, tu, com'è? Vi ricordo che alla fine del video saluterò 5 di voi, quindi se vi va arrivate fino a quel punto e che se il video vi è piaciuto mettetemi un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti perché mi aiutate un sacco a crescere e potete anche seguirmi su Instagram, mi trovate come chiocciola alicelatte_basso. Ora sono qui in balcone che stavo prendendo un po' di aria, mi sono appena lavato i capelli, sì, non dovrei uscire con i capelli bagnati, ma succede, non ho voglia di stare in casa perché appunto sono già pronta perché fra pochissimo arriva mia mamma, qua c'è Simba che guarda sempre fuori dal buco che c'è della colonna perché è un osservatore. E boh, il programma di oggi è che mia mamma mi viene a prendere, andiamo un po' a mangiare fuori. Simba, non mi distruggere, mi distrugge sempre. Andiamo a mangiare fuori a pranzo, poi nel pomeriggio, appunto, montiamo le luci, l'albero di Natale finalmente. Perché abbiamo posticipato un po', perché io. Il 10 avevo un esame, noi solitamente lo facciamo sempre l'8 per tradizione tutti gli anni, ma avendo il 10 l'esame non potevo dedicarci un pomeriggio intero e quindi abbiamo deciso di non farlo tutto di fretta in 2 ore, ma posticiparlo a oggi che è il 12 dicembre, quindi lo faremo oggi e poi appunto nel pomeriggio facciamo queste cose natalose. Queste sì, ma che sembra, mi sta proprio distruggendo, la smetti? Mamma mia! E poi mangeremo insieme sempre a casa sua e poi la sera guarderemo X Factor. Allora, c'è la finale di X Factor. Per chi vede X Factor, la saprà quando è uscito il video già chi ha vinto, ma io spero che vincano la Sierra. Non mi veniva perché mi viene i Sierra, ma è la Sierra. Oppure i Buda. Io sono per loro due, mi piacciono loro due. Voi chi speravate che vincesse? Perché ormai lo saprete già, quindi fatemi sapere. E noi ci vediamo quando arriva mia mamma. Chi c'è? E beh, è chiusa. Chi c'è? Oddio, chi c'è? Chi c'è? Oh! Chi è? A pranzo patatine fritte e valdostana e mia mamma, ciao mamma, milanese e verdure al forno. Buon appetito! Sì, buongiorno, buongiorno anche a voi! Ok, primo step natalizio, trovare tutte le luci da mettere poi fuori in giardino. Mettere le prolunghe fa un freddo cane, ma ce la faremo. E niente, vi aggiorno man mano. Speriamo di trovare tutto. Siamo qui alle prese con mille multiple e mille fili di luci da mettere qua in giardino. Pensavo di metterlo qua sulla siepe, nel contorno, se riusciamo, e poi magari sulla pampa oppure qua sulla betulla o sul pino, però il pino viene male perché è altissimo, bisognerebbe metterlo solo al fondo. Ora vediamo. Abbiamo già avuto un primo intoppo perché ci serve un'altra prolunga perché è difficilissimo farla passare al garage. Dado! Vabbè. E quindi boh, stiamo andando a prendere un'altra prolunga perché sennò ci viene qua il doppio giro. Si è unita anche mia nonna. E niente, siamo tutte qua. Mamma si barcolla, ma non si molla. Si va a prendere una nuova prolunga e ce la faremo. Sì! Certo che ce la faremo, Le donne ce la fanno sempre, vero ragazze? Girl power. Sì. La prolunga sarà nostra. Ce l'abbiamo fatta, abemus prolunga. Bene, ora si può continuare il lavoro. Allora, lo primo step l'abbiamo fatto. Abbiamo messo tutte le luci sulla siepe, anche un po' sul gradino. Poi magari ve lo faccio vedere stasera col buio. E ora, visto che si sono rotti gli altri fili delle luci che avevamo, vogliamo cercare qualche filo, magari di quelli con la batteria, perché è un casino far arrivare i fili con tutte le prolunghe da mettere o su quel cespuglino lì, oppure su questa qui. Ora. Vediamo, mamma mia Simba, sei mi hai slacciato le scarpe tu! Sei tu! Intanto abbiamo fatto anche il presepino da mia nonna, c'è il presepino con le luci e i fiorellini, poi c'è qua
L'alberello con le palline personalizzate che l'avevo fatto io da piccolina, un Babbo Natale e questa decorazione qui. Finalmente il giardino è completo, abbiamo aiutato anche mia nonna a mettere tutte le sue mini decorazioni e abbiamo deciso alla fine che stasera ci riposiamo perché sono già le 6. Mangiamo, guardiamo X Factor e domani torno, così facciamo anche l'albero, mettiamo i presepi, tutte le decorazioni da mia mamma e niente. Siamo molto soddisfatte, vero mamma? Di come è venuto il giardino. Bellissimi, sì, brava Finalmente Alessia. abbiamo comprato le lucine che vanno a batteria, quindi non abbiamo problemi di mettere fili, cavi e tutto. Quindi siamo soddisfatte e domani completiamo e noi ci vediamo dopo. Ciao! Noi ci siamo preparati un piccolo aperitivo. Ta-da! Buon appetito con la pasta ai quattro formaggi fatta da mami. Yeah! Buon appetito! Dolcino più che meritato, gelato Kinder Bueno, che è buonissimo. Io sono qua che mi sto bevendo una tisanina. Sto bevendo questa qua della Lord Nelson che si trova alla Lidl, l'ortica, equiseto, ginepro e ribeslero. L'affaggio. Non è male, senza zucchero non è male. E niente, noi ora vediamo X Factor. Ci sono Dado qua e Simba che neanche ancora dormono. Sì, Dado sì, va bene, va bene. E noi ci vediamo domani. Bacione! Buongiorno! Qui a Nevicato, io sono fuori con Simba, che è la prima volta che vede la neve e cerca di mangiarla. Buongiorno a Torino Nevicato! Mi piace un sacco la neve, la amo. A voi? Piace? Ora non sta più nevicando, però è rimasta comunque un pochino. Io sono qui da mia mamma, che è qua che sta facendo il caffè. Abbiamo mangiato, abbiamo visto un episodio di Better Call Saul. Fatemi sapere se l'avete vista perché è carina. Siamo all'episodio 4 su Netflix. La trovate se vi interessa. Quindi ora ci beviamo un bel caffettino e poi si inizia a fare l'albero, mettere i presepi e tutte le decorazioni. Ok, siamo riusciti a recuperare tutti i vari scatoloni. Sì, non notate che sono della Pampers. Quindi immaginate quanti anni hanno queste varie decorazioni. No, alcune sono nuove. L'albero è nuovo, l'abbiamo comprato circa 4 anni fa, 3-4 anni fa. Abbiamo tutte le varie decorazioni. E ora partiamo! Nonna, è arrivato un nuovo aiutante! Grazie, nonna, grazie! Qua l'abbiamo quasi finito di allargare e direi che è ora di passare a mettere le lucine. Lucine! Ed ecco qua tutto l'albero luminoso! Tutte le palline sono messe. Allora vi spiego: il nostro albero non è come i classici che si vedono, che hanno tutte le palline di un colore o altro. Sono tutte diverse perché sono state scelte una a una, quindi sono tutte diverse anche i colori. E a noi piace così perché ogni anno prendiamo una pallina nuova e man mano che le palline poi vabbè, diventano brutte, si rompono, parecchie si rompono, le buttiamo e verranno poi sostituite. Infatti è pieno. Con tutte le varie palline, ci sono anche i miei lavoretti che facevo quando ero piccola. Ad esempio, questo qua è di Natale 2005. Poi c'è anche un altro mio disegno. Questo qua. E boh. Ora manca l'ultima pallina e la punta. Qua c'è la punta. E
E qua c'è l'ultima pallina, perché appunto ogni anno compriamo una pallina nuova e anche un presepe nuovo, perché mia mamma fa la collezione di presepi, ma questa non abbiamo ancora avuto il tempo di prendere, ma abbiamo preso la pallina nuova. Ecco qui, è l'ora di mettere il puntale e la pallina di quest'anno. Direi di mettere prima la pallina di quest'anno, che per quest'anno sarà bella in vista, quindi io direi di metterla qua sopra, se riesco a non smontare tutto. Ok. E poi... voilà! È un po' storta. Ok, prima le dritta. Simba, Dado, ah! Siete natalizi! Ma che belli! Dado! Ma che bello! No, non ti piace? Oh, che belli! Che bello! Simba, Dado! Ce l'ha col sacchetto. Simba, Dado! Venite qua! Facendo merenda, anche se un po' tardi perché sono le 7:15, con delle tortillas al formaggio, queste qua della Lidl sono buonissime. Ora andiamo finalmente a montare le luci sul balcone. Niente, abbiamo tirato fuori tutte le luci, ora stiamo già tirando giù, perché praticamente avevamo una prolunga per mettere poi tutti i fili eccetera da mettere sul balcone, e questa prolunga si deve essere rotta. Non è una prolunga, in realtà si chiama ciabatta, quello con tutti gli ingressi, cioè veramente del 1800, ora la faccio vedere. È del 1800, non si vede mai, tipo giallognola eccetera, e quindi non ci fidiamo a metterla con questa, quindi poi mia mamma con calma andrà a comprare una prolunga e se le metterà lei, tanto è solo il balcone rimasto. Però per il resto ce l'abbiamo fatta, mamma! Dato che ho la sensazione che questo vlog sia già venuto eterno, perché non sono abituata a vloggare in 2 giorni, faccio che concluderò qua, tanto praticamente sarebbe identico a ieri sera, perché mangiamo, ci vediamo qualche episodio e poi me ne vado, quindi non ha tanto senso riprenderlo. Quindi vi ringrazio moltissimo per aver visto questo video. Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con l'emoji di un leoncino, e intanto ne approfitto per salutare 5 di voi. Voglio salutare Blackpink, Rose, Jisoo, Lisa, Jennie, Giuseppe Ruggirello, Chiara Elena Longu, Debadisa WFG, Chiara Velella. Vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like. Se vi è piaciuto il mio albero, fatemi sapere se vi piacciono più quelli convenzionali con solo pochi colori, tutti coordinati, o più con le palline speciali come il nostro. Se mi raccomando, se mi volete aiutare, condividete il video, mettete tanti like, commentate, così cresciamo insieme. E vi ringrazio, e noi ci vediamo con un prossimo video. Bacione!